Agenda Avvocati, l'appuntamento del sabato con il report settimanale delle notizie e delle utilità più importanti per gli avvocati, solo su Uslow Web Radio. Sabato 19 marzo su Uslow Web Radio, una nuova puntata di Agenda Avvocati. Uslow Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi. Ben ritrovati cari amici e colleghi per una nuova puntata di Agenda Avvocati, un caro saluto e ovviamente tanti auguri perché oggi è la festa del papà da Pino Gallo. Buongiorno a Ornella Sala che è con noi in regia e benvenuto a Pierluigi Serra. Buongiorno Pino, auguri anche a te che sei papà. Grazie, è vero, mica me lo sono dimenticato. Auguri a te, auguri a tutti i colleghi, Giuseppe all'ascolto e a tutti i papà. Ecco, e anche a tante colleghe, ricordiamolo, perché ci sono tante, come dire, Giusi che sono in ascolto su Uslow Web Radio. Pierluigi, allora non possiamo in apertura non dedicare veramente 30 secondi al grande sforzo che ha compiuto la nostra radio nella giornata di ieri, nel pomeriggio, seguendo i lavori dell'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense, un momento di grande attenzione, un momento di grande crisi. Insomma, velocemente, com'è andata? Pino, è andata molto bene. La radio dell'avvocatura segue la sua vocazione di mentanizzarsi e maratonizzarsi. Di tanto in tanto abbiamo questa capacità, intuizione, insomma. C'erano gli sgabelli per Luigi, no? No. Le nostre maratone si tengono ognuno a casa proprio nel proprio studio, e questa è la nostra caratteristica di virtualizzare. Okay. Oltre a mentalizzare, e insomma abbiamo fatto questa trasmissione di cui devo essere sincero, sono molto soddisfatto perché abbiamo visto come al solito, insomma, riusciamo a seguire i lavori in diretta e anche ad avere preziosi ospiti che ci aiutano a sottolineare i passaggi e a fare dei ragionamenti. Sono anche contento del fatto che ieri e lo abbiamo pubblicato nelle stories di Instagram, abbiamo avuto i complimenti e li ho percepiti molto sinceri di Enrico Novi, che della vicenda dell'OCF si è occupato in degli articoli del Dubbio, anche uno ne daremmo lettura magari adesso subito in apertura, e niente, questo, la sensazione che abbiamo avuto ieri nell'assemblea è che un po' probabilmente si è perso il filo e si sta tendendo adesso a estendere troppo. Pierluigi, per i nostri amici in ascolto che magari non hanno potuto seguire l'epilogo dell'assemblea che si è svolta ieri, insomma, quali saranno i prossimi passi? Fino a ieri l'assemblea ha deliberato di integrare i componenti della commissione che si sta occupando della verifica contabile, integrare anche l'oggetto dell'indagine, quindi andare anche a verificare la congruità e la pertinenza di tutte le spese che ci sono state dal 2018 in poi. Si è dimesso tutto l'OCF, infatti l'ufficio di coordinamento. Sì, esatto, tutto l'ufficio di coordinamento che si è presentato dimissionario all'assemblea di ieri, quindi ci dovrà essere questa verifica contabile che evidentemente impiegherà uno sforzo in termini di tempo e anche di professionisti impiegati, e poi evidentemente ci sarà un rinnovo dell'ufficio di coordinamento, quantomeno per traghettarlo al congresso di Lecce che si avvicina e trae esattamente. Assolutamente sì, grazie per questa sintesi, insomma ovviamente seguiremo da vicino, come abbiamo sempre fatto, l'evoluzione di questa vicenda importante, perché come dice Pierluigi, tra l'altro. A te questo, cioè come state vivendo voi come foro ospitante del congresso questa parentesi, perché voi state facendo uno sforzo enorme, anche perché c'è già stato un rinvio. Beh sì, hai ragione, c'è stato già un rinvio e insomma la situazione è, come hai detto tu in sintesi, è, come dire, è in divenire. Adesso occorrerà aspettare
quali saranno gli sviluppi sulla organizzazione intanto e sull'assetto dell'organismo congressuale forense. E non tralasciamo un particolare, io credo che una grande importanza possa averla quella grande platea di delegati congressuali. I delegati congressuali ovviamente è una figura diversa da quella del rappresentante distrettuale che poi siede nel consesso di OCF. Insomma, i delegati congressuali che un po' sono rimasti sullo sfondo di questa vicenda. Sarebbe interessante verificare quali, se e quali sono le reazioni che si registrano tra i componenti, tra i delegati, insomma, dell'assemblea. Vedremo. E allora, come dicevo, ovviamente è una vicenda che la radio continuerà a seguire, come ha sempre fatto, per quella sua vocazione. Da vicino ve ne daremo conto ogni qualvolta le novità ci raggiungeranno. E però, Pierluigi, adesso direi di entrare nel vivo di Agenda Avvocati con le notizie più importanti che abbiamo registrato nel corso della settimana. Senz'altro una è quella che riguarda questo benedetto PNRR Giustizia, che arriva al tagliando con la ministra Cartabia, che si è presentata in Parlamento per tirare un po' le fila di questo primo step, come vogliamo chiamarlo, di novità. I prossimi passi, infatti, per gli interventi finanziari dall'Europa sono la formazione dei magistrati manager a capo degli uffici e l'avvio del Dipartimento per la Transizione Digitale al Ministero di Via Arenula. E questo è un altro profilo sul quale si registrano veramente tante lacune che rendono sempre più difficile lo svolgimento della professione. Sappiamo che sono stati conseguiti alcuni obiettivi nel 2021, le leggi delega per la riforma dei processi civili e penale e la legislazione quadro dell'insolvenza, oltre alla famosa assunzione di 8.250 addetti per l'ufficio del processo. In realtà, Pierluigi, come sappiamo, sono davvero molto di meno gli addetti agli uffici del processo, perché ci sono tante sedi che sono rimaste vacanti. Al Senato, quindi, in Commissione Giustizia sono arrivate le comunicazioni della Guardia Sigilli sullo stato di attuazione del PNR. Ci saranno altre novità, come abbiamo detto, per quanto riguarda l'ondata dei finanziamenti, 2,7 miliardi stanziati dal PNR per la giustizia, oltre 2.003 riguardano l'ufficio del processo, mentre il primo contingente, come abbiamo detto, di assunti è al lavoro. La seconda tranche degli 8.250 sarà selezionata nel secondo semestre del 2023 e prenderà servizio entro il terzo trimestre. A te. Su questo volevo darti un'immagine, poi magari chiediamo ai nostri ascoltatori di segnalarci come vanno le cose nei loro fori. Ho avuto in questa settimana l'opportunità di vedere tre realtà. Sono stato al Tribunale di Napoli Nord, ad Aversa, e c'è un fermento incredibile degli addetti all'ufficio del processo. Hanno dei box, installazioni che infatti vengono anche un po' criticate dai colleghi, ma sono tantissimi e sono molto all'opera, e c'è anche un'attività di formazione veramente incessante. Io li ho visti al lavoro. Posso confermartelo, sai, perché anch'io ho queste notizie, soprattutto nei distretti qui al sud, nei vari tribunali. Se i primi giorni dopo l'assunzione, insomma, questi giovani, per la maggior parte giovani, erano in attesa addirittura di ricevere una postazione o un computer sul quale lavorare, adesso stanno giungendo tutte queste attrezzature, con un grande anche dispendio economico. C'è grande fermento, c'è grande entusiasmo. Speriamo davvero che questa possa essere, come dire, un colpo di acceleratore sui tanti problemi, soprattutto con riferimento ai ritardi. Non è così dappertutto. A Napoli, diciamo, questo fermento ancora non c'è, anche se si vedono all'opera, però invece poi sono stato in questa settimana al Tribunale di Cagliari, perché avevo udienza lì, e non ho assolutamente visto e percepito niente, cioè sembra veramente tutto fermo, e non ho neanche notizie dal foro che ci sono
che si sono attivati. Quindi credo che ci sia molta, moltissima differenza tra furie e furie. Probabilmente questo è anche, lo abbiamo percepito. Questa è un'immagine che volevo restituirci, magari segnaliamo un po' dai vari furi come sta la situazione e come si evolve. Parliamo ancora di giustizia, di PNR, perché poi c'è una notizia che riguarda la digitalizzazione di 11 milioni di fascicoli. È un trafiletto di Italia Oggi che parla di fascicoli digitalizzati. In realtà sono fascicoli da digitalizzare, riguarda dei fascicoli ibridi cartacei e poi anche già digitalizzati, che si riferiscono agli anni 2016 e 2026 e verranno digitalizzati secondo una procedura negoziata in 15 lotti con valore d'asta in base 68 milioni di euro. Questi termini fissati al Ministero della Giustizia nell'ambito della missione digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione, finanziata appunto con fondi del PNRR. Fascicoli riguardano processi civili di merito di primo e secondo grado dei tribunali e delle corti d'appello presenti sull'intero territorio nazionale, esclusi gli atti di ruolo generale e gli affari di volontaria giurisdizione, nonché processi di pendenti in Corte di Cassazione. La digitalizzazione dei fascicoli consentirà ai soggetti interessati, parti, avvocati e giudici, l'accesso integrale per via telematica, e questo è sempre stato un grande problema anche per noi. Sì, avvocati. È vero. E allora, siccome stiamo parlando di questo argomento importante, vi forniamo un'altra notizia. Passa colta un po' tra le righe di questo articolo comparso su Italia Oggi, un intervento del ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del governo Draghi, Vittorio Colao. In realtà l'articolo sembra essere dedicato alle innovazioni in tema di notifica delle multe e quindi delle sanzioni. Multe senza costi di notifica. Con la nuova piattaforma saranno quasi azzerate le spese extra. Questo comporterà un abbattimento del costo di notifica delle multe, che passerà dagli attuali 7 o 12 euro a un massimo di 1 o 2 euro. L'implementazione della piattaforma di notifica digitale sarà pronta entro la fine dell'anno. Entro il 21 marzo scadrà il termine per le offerte sul polo strategico cloud, mentre prima del 2023 prenderà la luce IDPay, piattaforma in mano a PagoPA dedicata alla gestione e al monitoraggio dei benefici sociali. Dunque, ha riferito il ministro Colao, perché questa è una delle tappe di una lunga lista delle prossime mosse in campo digitale del governo, illustrata dal ministro intervenuto in audizione alla Camera sull'attuazione del PNR per quanto di sua competenza. Il ministro ha ricordato come siano 20 i miliardi gestiti dal suo dicastero previsti nel piano. Di questi circa 10 sono stati già stanziati, 4 miliardi circa per Italia 1 Giga, 600 milioni per scuole e strutture sanitarie, più altri 2 miliardi per Italia 5G, altri 623 milioni per la cybersicurezza, a cui se ne aggiungono 611 per la digitalizzazione delle PA centrali, mentre per lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini sono stati stanziati 195 milioni, a cui si aggiungono altri 250 milioni del Fondo Nazionale Complementare per il Fondo per la Repubblica Digitale. Questo l'intervento di Colao. Insomma, anche qui si registra una spinta decisa sul piano della implementazione per la completa digitalizzazione, soprattutto della PA, ma soprattutto si cerca di coltivare il rapporto con il fruitore finale di questi servizi, che è il cittadino. A te, Pierluigi.
Allora, adesso parliamo di una pronuncia della Cassazione che sta contribuendo a fare giurisprudenza. Coppie gay di fatto pensione KO. Per la Cassazione la convivenza non è sufficiente a far scattare il trattamento previdenziale e quindi niente reversibilità, stiamo parlando di questo, in assenza di unione civile formalizzata. La decisione appunto adottata dalla Cassazione, ordinanza 8241 del 14 marzo 2022, con cui è stato respinto il ricorso di una donna che aveva convissuto 30 anni con la partner deceduta prima dell'entrata in vigore della nota legge 76/2016. La donna non rivendicava la retroattività della legge sulle unioni civili del 2016, ma desiderava che la sua situazione fosse parificata a quella degli eterosessuali. La tesi però non ha convinto gli ermellini, che hanno bocciato il gravame, ritenendo che per la reversibilità sia sempre necessaria una formalità come il matrimonio, la convivenza riconosciuta oppure l'unione civile. Nelle motivazioni si legge che la pensione di reversibilità non può essere riconosciuta nella vigenza della disciplina precedente all'entrata in vigore della legge 76/2016, che ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, disciplinando altresì la convivenza di fatto in favore superstite già legato da stabile convivenza con persone dello stesso sesso, poi deceduta, avuto riguardo ai principi di retroattività di cui l'articolo 11 delle preleggi. Ad analoga conclusione si perviene per escludere il diritto alla reversibilità della pensione di inabilità a favore del convivente moriuxorio in una unione eterosessuale. Ciò anche se da tempo è noto che le persone dello stesso sesso, convivente stabile e relazione di fatto, sono titolari del diritto alla vita familiare ex articolo 8 della CEDU. Pertanto, nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente la condizione di coppia, esse possono adire al giudice per rivendicare il trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge delle coppie coniugate in specifiche situazioni. Si tratta infatti di formazioni sociali tutelabili ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia e di ottenere il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Una pronuncia che a me francamente lascia un po' perplesso, perché la disparità di trattamento mi sembra evidente, salvo migliori ovviamente approfondimento. Pino. E torniamo a parlare della ministra Cartabia perché, come abbiamo riferito nel corso della prima notizia di questa puntata di Agenda Avvocati, mercoledì la ministra Cartabia si è presentata in audizione al Senato, insomma, per relazionare sullo stato di avanzamento dei lavori con il famoso PNR. In quella occasione però è saltato fuori che probabilmente si andrà verso un rinvio del codice della crisi di impresa. C'è l'ipotesi, infatti, di un nuovo stop all'entrata in vigore del codice della crisi di impresa. L'annuncio è arrivato, come vi dicevo, nella giornata di mercoledì dal Ministro della Giustizia. Il nuovo codice, della crisi di impresa è stato emanato il 12 gennaio 2019 e in realtà è entrato in vigore il 16 marzo per tutta la parte riferita al diritto societario, mentre i sistemi di allerta sono stati già rinviati al 31 dicembre 2023 e probabilmente non entreranno mai in vigore. Le nuove procedure di composizione negoziale sono state più volte rinviate, avrebbero dovuto entrare in vigore il 16 maggio di quest'anno. Il problema, come è stato già evidenziato da più parti, è che la composizione negoziata della crisi, che avrebbe dovuto essere facoltativa, diventa quasi obbligatoria. Il risultato, in un periodo in cui le imprese risentono ancora evidentemente degli effetti della crisi sanitaria e si cominciano a sentire anche quella della crisi scatenata dalle conseguenze del conflitto in Ucraina, non è semplice applicare queste norme, peraltro molto complesse nella loro applicazione, che però in base alla direttiva europea dovrebbero comunque entrare in vigore entro il mese di luglio 2022. Sono allo studio anche modifiche per i reati fallimentari, secondo la nuova logica di preservare il valore dell'impresa prima e fuori dalle aule giudiziarie. Questa, completiamo così, come dire, la rassegna in ordine ai passi svolti dalla ministra Cartabia in audizione dinanzi al Senato. A te, Pierluigi.
Sì, Pino, direi di fermarci un attimo, fare una pausa pubblicitaria e poi riprendiamo per le ultime notizie che abbiamo selezionato per i nostri colleghi e colleghe all'ascolto. Uslo Web Radio. www.webradiouslo.it. webradiouslo.it. Allora, nuovamente in diretta dai nostri studi virtuali di Slow Web Radio, continuiamo la nostra agenda avvocati. C'è un provvedimento adottato dal garante per la privacy belga, che in realtà rischia di ripercuotersi in tutta Europa: mail marketing senza consenso. Il garante belga stabilisce che si tratta di legittimo interesse dell'impresa e quindi, insomma, respinge il reclamo del cittadino che se ne doleva. È legittimo interesse dell'impresa, stabilisce il garante della privacy belga con un provvedimento del 10 marzo 2022, con cui è stato respinto un ricorso per email commerciali indesiderate, quelle che riceviamo tutti i giorni che ci danno tanto fastidio, motivando con un passaggio delle premesse del regolamento dell'Unione Europea sulla protezione dei dati personali, appunto il GDPR. Si tratta del considerando numero 47, che recita: può essere considerato legittimo interesse trattare dati personali per finalità di marketing diretto. Per comprendere il tenore, si rimarca che se c'è un legittimo interesse, i dati possono essere trattati senza acquisire il consenso dell'interessato. L'orientamento belga, se prendesse piede, sarebbe appunto applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea, appunto in quanto il GDPR è unico e impone la disapplicazione di eventuali norme nazionali in contrasto. La pronuncia va dunque attentamente studiata per cercare di ricostruire il quadro normativo italiano. In effetti, il codice della privacy italiano, articolo 130, subordina l'invio di email commerciali con il consenso dell'interessato, salvo che si tratti di comunicazione di soft spam, email inviate a persona già cliente per proporre prodotti o servizi analoghi, e salva successiva opposizione. La pronuncia in commento costringe ad analizzare il rapporto tra legislazione italiana e GDPR, anche se gran parte del ragionamento di fatto concerne un considerando e non l'articolo del GDPR. Nella vicenda belga, la persona si era lamentata di messaggi di direct marketing per i quali riteneva necessario il consenso, invocando l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera A del GDPR. Il garante belga, invece, ha respinto, come abbiamo detto, il reclamo, rilevando il legittimo interesse del titolare del trattamento e applicando un'altra lettera, la F dell'articolo 6, interpretato alla luce del considerando 47. Nella pronuncia, l'autorità belga spiega che poiché l'indirizzo email dell'interessato era pubblicato e disponibile online, se ne desume che lo stesso dovesse avere la ragionevole aspettativa che tale indirizzo email sarebbe stato oggetto per inviargli messaggi. A ciò, il garante belga aggiunge che chi manda la comunicazione commerciale deve essere trasparente fin dall'inizio e fornire una dettagliata informativa privacy dalla prima comunicazione. Il che, Pino, significa che i nostri indirizzi email, essendo spesso e volentieri pubblici negli albi, possono essere trattati per finalità di marketing. Direi che non ci siamo. A te. Pensa tu, già siamo bombardati abbastanza da questo, da questa alluvione di email. E allora direi per Luigi di andare con l'ultima notizia della giornata di Agenda Avvocati. Si torna a parlare di presunzione di innocenza, in quanto la Cassazione è intervenuta, la quarta sezione penale, con la sentenza 86-16 di quest'anno, sancendo come il silenzio non impedisce il diritto alla riparazione. Si tratta della prima sentenza sulle norme in vigore da dicembre, e cambia l'orientamento. Il diritto al silenzio ne esce rafforzato con la nuova disciplina della presunzione di innocenza, sostanzialmente, tanto da far ritenere ormai superato l'orientamento che rendeva impossibile la riparazione per ingiusta detenzione a favore dell'imputato, il quale ha esercitato il diritto al silenzio. In questo caso,
questo era il vecchio orientamento, si configurava un caso di colpa grave, tanto da costituire impedimento al riconoscimento, appunto al risarcimento. Lo afferma ora, e come dicevamo, è la prima sentenza sulla disciplina che ha recepito la nuova nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria, la Cassazione, il tutto mentre fa discutere la previsione di uno specifico illecito disciplinare per sanzionare i magistrati, in particolare il procuratore, che non rispettano i vincoli introdotti in materia di comunicazione delle indagini. Nella vicenda su cui è intervenuta la Cassazione, i giudici di merito avevano negato l'accesso, avevano respinto la domanda di risarcimento, valorizzando il fatto che il richiedente, coinvolto a titolo di correo in una rapina, avrebbe potuto chiarire il quadro indiziario aiutando lo svolgimento dell'inchiesta. Un contributo chiarificatore che invece era mancato, si sottolineava in quella sentenza di giudice di merito, per ben due volte. La Cassazione, intervenuta sul punto, inizialmente ha bacchettato i giudici per aver motivato il rigetto della domanda sulla base del solo silenzio conservato dall'uomo nel corso di due interrogatori, ricordandone la capacità di spiegare i fatti emersi nell'inchiesta e conseguente ostacolo all'accertamento dei fatti. Tuttavia i giudici hanno trascurato di indicare altri comportamenti diversi dal silenzio che avrebbero tali da far ritenere giustificata la detenzione. In ogni caso, ricordo ancora la sentenza, l'orientamento dei giudici di merito è coerente con quello seguito finora dalla Cassazione, per la quale deve essere conciliato il diritto al silenzio e l'esercizio di facoltà riconosciuta all'indagato con l'incidenza che questo comportamento può avere in termini di condotta gravemente imprudente o negligente da parte appunto di chi, pur essendo a conoscenza di fatti importanti, ostacola l'accertamento degli stessi, contribuendo a provocare la falsa apparenza di un reato. Un orientamento che tuttavia è superato per effetto dell'entrata in vigore dal 14 dicembre scorso del decreto legislativo 188, con il quale sono stati rafforzati alcuni profili della presunzione di innocenza e della partecipazione al processo, stabilendo tra l'altro che l'esercizio del diritto al silenzio, riconosciuto dal codice di procedura penale, l'articolo 64,3 lettera B, non incide sul diritto alla riparazione. Pierluigi. Allora, si conclude qua questa puntata del 19 marzo di Agenda Avvocati. Abbiamo di consueto cercato di dare una panoramica sulle notizie che in settimana hanno riguardato l'avvocatura. Vi ricordiamo il nostro speciale anche di ieri, che è disponibile sui nostri canali social, Facebook, YouTube, LinkedIn, dell'Assemblea OCF di ieri, e presto in giornata la troverete anche in formato audio sulla piattaforma radio della Radio dell'Avvocatura. Non mi resta che salutarvi, ringraziare prima Ornella Sala che in regia, come di consueto, rende possibile la messa in onda dei nostri contributi, delle nostre puntate. Grazie a Pino Gallo che contribuisce con me a creare questo palinsesto, e appuntamento ovviamente a sabato prossimo, sempre con Agenda Avvocati. Buon fine settimana a te, Pino. Grazie Pierluigi, ovviamente auguri anche a te, fresco papà, non ce lo dimentichiamo, e auguri fresco a tutti i papà. Due anni, tre. Beh, sei diventato papi da poco, è vero, quindi. Auguri a tutti i colleghi e colleghe in ascolto. Continuate a seguirci, continuate a seguire le nostre pillole giornaliere, solo tre minuti, con le quali anche lì cerchiamo di offrirvi gli spunti più interessanti, come quelli che abbiamo cercato di offrirvi oggi con la nostra Agenda Avvocati. Allora, un caro saluto e buon weekend a tutti voi da Pino Gallo. Agenda Avvocati, l'appuntamento del sabato con il report settimanale delle notizie e delle utilità più importanti per gli avvocati, solo su Uslo Web Radio.